Per Tony Parker si alzano Ginobili e grida la panchina. Popovic ha visto la stanchezza di Parker, ce lo siamo scordati, avrebbe anche un serio problema fisico al bicipite femorale, non ce ne accorgiamo. Qui che arresto, il tiro è morbido ma esce, il rimbalzo è controllato da LeBron James, arresto pazzesco di Tony Parker. Dio accoppiato con James che riapre per Boris Dio, sempre Duncan a proteggere l'area. Dio accetta il cambio su Dio, su Wade, e lascia Duncan all'interno dell'area. Step back e canestro per Dwayne Wade, 8 da recuperare per Miami. Due possessi vuoti per Popovic che corre subito ai ripari con le sue guardie, entrano Ginobili e Green e in qualche modo Miami che fa fatica a entrare nei set offensivi, tira fuori i punti sul talento dei suoi. Vuole qualcosa sulla transizione, un loop abbiamo visto, lo esegue in questo momento Leonard e il soggetto è Popovic. Palla nell'angolo per Boris Dio, attacca Battier, illuminante ribaltamento per Neal, il tiro è sbagliato, poi la palla se la ritrova per un attimo Neal ma la controlla Bosch. Duncan paga in questo terzo quarto lo sforzo sovrumano dei primi due, il blocco di Battier, attacca Wade, bel taglio da parte di James, grande chiusura di Boris Dio, non arriva il fischio, favoloso ancora una volta il francese. L'altro Parker in palleggio ad attaccare Ray Allen, ad andare al ferro a segnare due punti pesanti per un altro più 10 San Antonio. Incredibile, le grandi giocate difensive generano sempre punti della squadra che le ha effettuate. Qua la difesa di San Antonio strafisica a chiudere LeBron. Quarta posizione per Boris Dio, cambio accettato da Duncan, si muove Leonard, bellissima palla ma sbaglia in tuffo Wade che rimane indietro frustratissimo. Neal prova ad attaccare Bosch, rimette nelle mani di Parker, arriva adesso camminando Wade assieme a un distrutto Tim Duncan che occupa il post basso preso proprio da Wade. Neal attacca Bosch, tira in corsa e segna, salta completamente per aria Miami perché Wade ha lasciato la difesa in 4 per quasi 10 secondi. Non esattamente la prima volta in questa e in altre serie. Se ritiene di aver subito fallo e di non aver avuto il fischio, tende a discuterne con l'ultimo arbitro. Duncan ne ha approfittato arrivando anche lui con i suoi tempi. La difesa comunque non era piazzata ed l'ha battuta troppo facilmente. Ginobili, Green e Splitter per dare un po' di ossigeno dalla panchina, cambio triplo addirittura per Popovic, Allen per Bosch, per Battier dentro da fermo per LeBron James, accoppiato con Dio, si stacca Neal addirittura per un raddoppio, orrenda spaziatura e falla in attacco chiaro di Ray Allen, il peggior possesso possibile per i Miami Heat e la frustrazione di Ray Allen che finisce sulla faccia di Tony Parker. 39 secondi al termine del terzo quarto. C'è palla persa e palla persa. Questa è una spinta con la mano sinistra di un giocatore in uno stato di frustrazione, anche perché ancora una volta non erano spaziati bene e lui non aveva la possibilità di tirare come è abituato a fare. E abbiamo visto addirittura il raddoppio di Neal. Normalmente quel raddoppio viene punito in maniera ben diversa sul lato debole dai Miami Heat. E la risposta di Spoelstra è Miller. LeBron abbozza. 3 su 12, 12 punti per LeBron James, 12 anche quelli da recuperare per i Miami Heat. Ultimi 30 secondi del terzo quarto in arrivo, Splitter preso da LeBron James, palleggia, arresto, tiro di Parker sbagliato, 2 per 1 l'idea di Tony Parker, 2 possessi contro 1. Butta, picchia violentemente il piede per terra Greg Popovic, questi due punti li avrebbe fortemente voluti, sente il vento che gonfia le vele degli Spurs ma sa che ci sarà almeno un tentativo di rimonta vero di LeBron e compagni. LeBron al ferro con una certa qual decisione, non c'è Duncan nell'area, c'è Splitter che commette il fallo. Applausi ironici del pubblico per gli arbitri laddove onestamente finora, al netto degli errori di cui abbiamo parlato, mi sembra sia stato un arbitraggio che sta in piedi. Questo è un fallo che immagino sia di Thiago Splitter. San Antonio è fisica ma ha una rivoltante capacità di non spendere falli e non è esattamente la prima volta. LeBron non segna dal campo dal primo quarto. Mm.
Arriva a quota 13 con questo tiro libero, panchina per Dwayne Wade, cambio scarpa anche e campo per Matt Bonner per questi 10 secondi e 3 decimi per avere un altro tiratore da 3 e per dare un minimo di riposo in più a Boris Diaw, così importante anche in questo terzo quarto ai due estremi del campo, ben al di là dei 7 punti che comunque non stonano. 9-8, sarà un blocco di splitter, Bonner dovrebbe occupare la linea di tiro da 3 punti, lo fa in questo momento, Parker dentro a forzare e sbagliare, il rimbalzo è per Bosch. Parker paga assieme a Duncan il grande sforzo, ma i San Antonio Spurs entrano nel quarto periodo con un vantaggio che non è nella maniera più assoluta confortevole, ma che va accoppiato con le difficoltà nervose e tecniche dei Miami Heat finora. Spurs trae a un quarto dal meltdown. Io credo che adesso dirà LeBron: il tuo quintetto con i 3 tiratori mi togli dai guai, perché guai realmente sono. Gli ultimi 12 minuti di gara 6 in arrivo dall'American Airlines Arena di Miami, Florida. Questo dovrebbe essere il quintetto per Greg Popovich, che vuole assolutamente preservare per il gran finale Tim Duncan e Tony Parker. E a questo punto Manu Ginobili deve tirar fuori tutto quello che ha dentro, tutto quello che gli è rimasto dopo l'incredibile gara 5, tutto quello che gli è rimasto dopo una carriera così lunga e così particolare. Doris Burr, Eric Spoelstra. Un po' breve, un po' secco, se ho capito bene, si augura il miglior quarto difensivo dei playoff per portarla a casa. 7-5-6-5, vantaggio Spurs, accelerazione di LeBron James, splitter prova a chiudere linea di fondo, concesso il tiro a Chalmers, splash per Mario Chalmers, che canestro! Questo è il quintetto della famosa rimonta di gara 2, il quintetto che vuole lui, e infatti è attaccato in un certo modo. Ginobili ha avuto le chiavi letteralmente da Duncan durante la pausa tra i due quarti. Dio attacca dal palleggio, forza malamente il tiro, poi tocca ma a controllare Chris Anderson, vuole la palla LeBron James, la prende dalle mani di Mario Chalmers, manda nell'angolo Ray Allen, possibile situazione di pick and roll alto, si muove Anderson, attacca subito LeBron James, arriva al ferro subito e va a bersaglio. Il suo quintetto davvero 5-0 hit. Perché Dio qua non lo può più tenere, perché il campo è troppo largo. Un conto è con Wade del quintetto che ti chiude l'area, un contro con questo. Palla per Splitter, difficile, passo di crocio, grandissimo canestro di Splitter, che però in difesa non è questo signore. No. Anche perché di questo signore ce n'è uno nella storia recente del gioco, l'altro è quello a bordo campo con Stern e De Pirras. Lì è tutta la differenza del mondo, obiettivamente. Parte ancora da lontano in palleggio LeBron James, Neal molto staccato, lascia tirare Miller impiazzato che va a bersaglio. Ginobili chiede a Neal quale sia l'idea, Miller senza una scarpa mette il tiro forse più importante della serata in assoluto, dà senso alla scelta di Spurs di riproporlo, il solito, l'abbiamo visto tante volte in questa serie, passaggio in cui LeBron James gioca anche in attacco da LeBron James. A cosa serve la scarpa? Non c'è problema, faccio senza. E quello che gli ha messo in mano LeBron è il nono assist della sua partita. Questo è il suo quintetto, non a caso, sono tornati a contare. Su 16, 30 punti, 14 rimbalzi in poco più di 30 minuti. Questo l'impressionante fatturato di Tim Duncan, ma il resto degli Spurs picchia visibilmente in testa in attacco. Tutti gli altri fanno assieme in 11, idealmente, anche se naturalmente non hanno giocato in 11, 16 su 42. E adesso Popovich sarebbe probabilmente tenuto ad andare a 4 piccoli. Non mi stupirei che rimettesse Allen, visto il ritmo offensivo della sua squadra. Coach Spoelstra, questa è la comparazione. LeBron non è tanto lontano da un'altra mesta tripla doppia, perché ha 9 assist e 16 punti e 6 rimbalzi al momento. Ma 4 su 13 dal campo dopo aver cominciato bene con 3 canestri nel primo quarto. Tra l'altro la casa che gli passa le scarpe ha appena lanciato la LeBron X Low Floral, che su una linguetta ha la scritta
11-12, sì. 12-13 e sull'altra due volte campione. Allora, professor Guerrieri, tu che da lassù vedi, è mai possibile fare una scarpa che anticipi due titoli? Right now, okay? We have to be frantic down there, but smart. I don't want...